grazie a lei. Diciamo, l'onore è nostro, perché è raro riuscire a vedere tutti insieme 16 artisti del territorio nel nostro piccolo comune. Io soprattutto devo ringraziare Stefano, che ha avuto questa idea. Con lui già avevamo fatto, mi pare in passato, altre iniziative, ma aveva esposto solo lui. Dico bene, no? Sì, esposto personale. Poi quest'anno eravamo partiti con un'altra iniziativa, ma era troppo complessa, allora lui ci ha proposto questa collaborazione. E io conosco gli artisti, perché conosco comunque Giulio della Rocca, quindi so un po', insomma, di che si tratta, e allora abbiamo accettato con entusiasmo questa collaborazione, e mi pare che il risultato mi abbia dato ragione, perché comunque 16 artisti è una bella cosa. Sono una bella cosa. Abbiamo scelto questa settimana, come dicevo ieri a Della Rocca, perché comunque noi questa settimana festeggiamo il Crocifisso, che rientrando nell'arte è una scultura di elevato pregio artistico. Lo festeggiamo tutti gli anni il 14 settembre, ma in particolare ogni 15 anni c'è un festeggiamento particolare, perché esce la scultura originale, non la presentazione come esce negli anni, ogni 15 anni il paese, diciamo, fa un festone, tutta l'estate, diciamo, in festa, che culmina appunto la sera del 14 settembre. Diciamo, rievochiamo la traslazione della scultura dal vecchio paese, perché prima si chiama San Lorenzo Nuovo, perché esiste un altro San Lorenzo che si chiama San Lorenzo alle Grotte, che è sulle rive del lago, e i nostri antenati nel 1770 più o meno decisero di trasferirsi, sì, il 74 fu l'anno, sì, no, fatto, l'anno in cui iniziò la costruzione, il 74, e decisero di trasportare il paese più a monte, praticamente, dove c'era sicuramente un clima migliore, e appunto portarono su questo crocifisso che noi ancora veneriamo e conserviamo. Quindi per noi questa è la settimana importante, diciamo religiosamente forse la settimana più importante dell'anno. E quindi Stefano dice: abbiniamo la festa religiosa con la mostra, e ribadisco, i risultati danno ragione, ora speriamo che nel tempo venga gente, insomma, a vedere, si riesca a coinvolgere più che altro la popolazione. Pubblicizziamo. Lo Stefano infatti era nata inizialmente come mostra sacra, poi abbiamo deciso insieme di abbinare sacro, profano e la duccia. E su questo si può trovare la duccia, come dicevo ieri a Giulio, cioè la duccia, ci sono tanti scorci della duccia che nessuno conosce, no? Gli stessi abitanti dei paesi che hanno nel loro territorio non li conoscono, quindi è necessario fare tutto il possibile per diffondere la conoscenza del nostro territorio, e penso che questa possa essere comunque anche da questo punto di vista una valida iniziativa. L'arte è assolutamente un veicolo che utilizziamo, no? Per far conoscere in generale, in questo caso la duccia, quindi abbiamo scelto dei soggetti profani riguardanti la duccia. E adesso mi faceva piacere innanzitutto ringraziare.